Bentornati alla mia cucina. Io sono una donna molto fortunata, te lo dico perché. Perché sono circondata da persone che io stimo speriamo che mi stimano, però di sicuro ci divertiamo insieme. Federico Grilli, come Gil, stai? Molto bene, grazie ancora di questo invito. Mi fa molto piacere essere qui con te in questa cucina e soprattutto poter aiutare le nostre amiche con qualche trucchettino in no, più No, 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 adesso, ragazzi, le prossime ricetta, non ve la posso dire, lo posso dire, no, perché non ve lo svelo ancora. Però voglio spiegarvi sempre chi è Federico. Io e Federico lavoriamo insieme a GMV. 24, sì. lui nella cucina e io con le tre ginici. e ogni tanto mentre sto pedalando e sudando e soffrendo sulle tre sigillici il mio amico cucina in lontananza e sento dei profumi <ride> e sento degli odori e poi l'altra cosa è che vado là sempre come un cagnolino scodizzolando, dice Federico mi fai preparare qualche cosa e tu mi mi, mi fai mangiare ogni volta qualcosa, sempre più buono, sempre, sempre più diverso? Sempre, sempre. Sempre, okay. sempre. E... sempre con un po' di attenzione, naturalmente. No, ma no, guarda, eh, Federico <ride> ha un cuore grande come una casa. E diciamo anche un'altra cosa: se volete seguire Federico Grilli, ha il suo blog, è cioè un food blogger, che è noi, noi singoli in cucina.it. Cucina? Avete capito? Noi singoli in cucina.it, ma andiamo a scoprire la ricetta di questa puntata. Allora, facciamo delle frittelle di zucchine. Frittelle di zucchine, scusami. Frittelle intese come pancake. Tipo pancake, il tipo Tipo quella roba, roba americana, ma salate? Eh, neutrali questa volta. Lascia, eh, evitiamo di mettere il sale, ma possiamo mettere un po' di sale o usare le altre spezie. E dove le poggio durante l'arco della giornata? Prima colazione, pranzo, cena, dopo cena. Allora. Antipasto? possono essere ottime se vi piacciono le colazioni un po' salate, molta gente lo fa e ama per esempio proprio il pancake è per eccellenza, quindi può essere come colazione, può essere anche come un pranzo un po' sì. veloce con, accompagnato da una bella insalata oppure perché no anche la sera, basterà semplicemente cambiare i contorni e lo stesso piatto può essere usato per tutta la giornata. Perfetto, allora Federico andiamo a scoprire gli ingredienti di questa ricetta. Mi servono due zucchine romane, due uova, 20 g di parmigiano, 20 g di farina di riso, lievito per dolci, un pizzico. Ma sembra abbastanza lineare come ingredienti, è facile. Molto, come... molto facile, devo dire, se volete sostituire la farina di riso con la farina di avena per avere un aiuto in più. Va bene anche con la farina di avena. In questo caso saranno molto leggere perché cerchiamo di evitare le farine troppo lavorate come la 0, la 00. Ci interessa soprattutto avere un pochino più di attenzione a tutto quello che andiamo naturalmente. Allora stiamo cercando una farina un po' più grezze. Esatto. Ok, perfetto. Esatto. Allora, Jill, rompiamo intanto un uovo all'interno del cutter. Vado. Esattamente. Ok, ok, ok. L'uovo è sempre un legante per eccellenza esattamente. Uh -huh. okay. ok, adesso andiamo a mettere una zucchina che abbiamo grattugiato, poi andiamo a mettere, guarda, facciamo così: andiamo a mettere, andiamo un po' occhio, perché il bello della cucina è anche quello. Mettiamo Specialmente mai di ridiette, tutto all'occhio, mettiamo ecco. della farina di riso. E a questo punto a questo punto perfetto per chi sopra di, di glutine o di intolleranza di esatto. glutine no? no adoro ragazzi stiamo facendo questo perché in un'altra puntata sono riuscito a fare, ho toppato con il frullatore. <ride> Però ognuno il suo mestiere, dai. Assolutamente. Ognuno... Okay, perfetto. Allora, questo è l'impasto che noi abbiamo ottenuto. Volendo, possiamo andare a mettere anche due uova per magari farne di più, ma insomma, diciamo che per una persona sì. è un impasto più che sufficiente. Eccolo qua. A questo punto, abbiamo scaldato una. Padellina antiaderente sul fuoco. Ci manca una cosa, che ovviamente ci siamo dimenticati, e ma lievito. la allora, mettiamo subito. Vai, e io giro. Io Bravo! Giro. Oh. E ne, mentre noi stiamo preparando il nostro impasto, ragazzi, andiamo a scoprire insieme proprio le proprietà delle nostre eh, star di questa ricetta. Zucchine Regolarità del transito intestinale, funzionalità del sistema digerente. Viene importata in Europa intorno al 1500 dopo la scoperta dell'America. L'Italia è sempre stata una grande produttrice di zucchine e, qualche anno fa, è entrata anche nel Guinness di Premati per la zucchina più grande del mondo, raccolta in provincia di Ferrara. La zucchina da Guinness era lunga ben 2 metri. Allora, nel 2013, il nuovo Gienes dei primati è stato registrato a Giacalone, in provincia di Palermo, dove è stato raccolto una zucchina lungo 2 metri 10 cm. Le zucchine sono tra gli ortaggi a minor contenuto calorico. 100 grammi di zucchine crude, infatti, apportano al nostro organismo soltanto 11 calorie. Non contengono né grassi saturi né colesterolo. La loro buccia è una buona fonte di fibre utile al corretto funzionamento dell'intestino. Uova. La loro principale qualità è infatti il contenuto di proteine nobili di alto valore biologico, complete cioè degli aminoacidi essenziali che vengono impiegati dal nostro corpo per il mantenimento e la costruzione delle strutture cellulari. E per quanto riguarda il colesterolo? L'uovo ne è di certo ricco, ma le lecettine contenute nel tuorlo favoriscono l'attività dell'HDL, cioè del colesterolo buono. Bisogna anche considerare che il colesterolo che si misura nel sangue non è direttamente connesso a quello che si trova negli elementi come le uova, ma viene formato anche dal fegato a partire anche dalle zuccheri e cereali raffinati. Sempre no novità. E impariamo delle cose insieme, come affrontare la tavola e questo frittello a me mi interessa molto, ok? Perché io, essendo americana, amo i pancakes. Esatto. <ride> e qui devo dire abbiamo molto di pancakes. Allora, abbiamo scaldato intanto la nostra padellina okay. sopra il fuoco e mettiamo praticamente giù la, il nostro composto, come vedete, già inizia a fare le bolle perché l'azione uh, del lievito sta cominciando a far lievitare il nostro pancake. Quando vediamo che le bolle cominciano a terminare è il momento di andare a staccare e rigirare. Ma noi, noi abbiamo una, diciamo, una specialità di questa, di questa cucina e qual è, qual è la nostra specialità? La magia. La magia. Siamo pronti? Uno, due, due tre. E Maria! Eccoci qua! <ride> Ok, attenzione, mettiamolo allora, qua, dai, mettiamolo qua. Mettiamolo così. qua, ok. Allora, come vedete, sono veramente molto, molto facili da preparare. Se vogliamo fare un forma, cioè un gusto alternativo, noi possiamo preparare l'impasto. Poi lo dividiamo a metà: in uno mettiamo le zucchine grattugiate, nell'altro mettiamo la carota grattugiata. Uh. Così abbiamo un doppio colore con lo stesso impasto. Questi sono perfetti per i nostri bambini che amano le frittelle e quindi è una gioia in più da portare a tavola con grande facilità Ma non solo, secondo me è anche molto facile portare con noi in ufficio, a magari a fare un piccolo picnic portarli al mare con noi o dopo magari un allenamento come eh, durante diciamo la, si, si chiama la finestra anabolica subito dopo un allenamento per circa 90 minuti è importante reintegrare ri, diciamo eh, l'energia persa ma andiamo a scoprire insieme il nostro amico Sasha Sorrentino che ci spiega qualche chicca sulla nutrizione ascoltiamo Ragazzi, questo è un manuale di benessere oltre ogni immaginazione. Vi spiego perché: Perché non è una dieta, è una guida. E poi c'è dimagrimento morfologico. Per spiegarlo meglio, c'è lui, dottor Sasha Sorrentino, che sta qua accanto a me. Ciao, Sasha. Ciao, Gil. Ok, i nostri amici non sanno che questo è un piccolo gioiello, io devo dire, un gioiellino, manualino. Che abbiamo fa... messo un po' a scriverlo, però ne è valsa la pena. Oggi mi puoi spiegare, spiegare le caratteristiche di una donna a pera? Beh, eh, diciamo che tantissime donne hanno, tra virgolette, questo tipo di conformazione. Mm -hmm. Cosa vuol dire? Che tendono ad accumulare su eh, girovita, fianchi. Famoso giro, gag. Esatto. Interno, coscia, mm -hmm. ok? E alcune donne anche sulla zona del braccio, della zona del tricipite. Qui però è giusto fare, tra virgolette, una differenza, perché... Eh, ci sono delle donne che fanno una dieta ricchissima di proteine e sono quelle che smagriscono in viso, smagriscono qui sul décolleté, sì. mentre invece sotto restano tale e quali, addirittura sì. accumulano ancora più ritenzione. Sono le donne che dicono: Io la dieta non la faccio più perché tanto so che lì sotto non dimagrirò mai. Mm -hmm. E questo è perché, se vai a vedere, poi alla fine fanno una dieta ricchissima di proteine e povera di carboidrati. Quindi il corpo avverte questa sensazione di allarme e blocca fondamentalmente. trattiene tra tieni, quindi. Tra Bravissima. E trattiene i grassi perché sì, dice esatto, l'ottima esatto, spiaggia. Esatto, esatto, perché tutti noi pensiamo che quando il corpo va in riserva energetica la prima cosa che brucia è i grassi, in realtà magari brucia il muscolo purtroppo. Sì, è eh? Esatto. Eh, che brutto! Rimani qua voi, torniamo a vedere le nostre ricette insieme perché questi sono concetti secondo me molto importanti e lo dobbiamo sentire così. Andiamo a vedere insieme le nostre ricette come prosegue e ricordate, mai di dieta Sasha Sorrentino, Jill Cooper per tornare in forma con un po' di godimento. Esatto, un po' di godimento. Ci vediamo dopo. Federico, mi piace veramente tanto questa ricetta, queste frittelle che secondo me possono andare verso il salato, verso... tu la manderesti anche, no, con il dolce non la vedo, la vedo più salato. No, tu? io lo, lo vedo salato, è una cosa che a me piace molto e naturalmente quello che dicevamo un po' all'inizio della nostra puntata, a seconda del contorno che andiamo esatto. a mettere, è perfetto naturalmente anche da... A andare quindi a condire con un pomodorino fresco una bella insalatina che ci sgrassa un po' la bocca ci dà quella sensazione di freschezza e piacevolezza anche all'occhio perché insomma è un piatto veramente facile da realizzare fra le altre cose lo potete eh, anche fare ne potete fare di più e tenere nel congelatore li scongelate 5 minuti prima li mettete nel tostapane e sono sempre pronti no vabbè sei un genio ecco, per... <ride> no, ecco perché dovete andare sul suo blog perché lui fa delle cose <ride> che sono veramente per i single è Esatto. Che hanno poco tempo e devono fare, se devono fare sempre il colpo, giusto? Esatto. Quindi basta il congelatore e il microonde sono due grandi eh, amici dei single perché eh, ti fanno fare tutto in pochi secondi. E ti fanno fare anche bella esatto. figura. Vabbè, ragazzi, è sempre un piacere immenso vi, vi, farci ritrovare con gli amici con voi qui su Mineur Diet, Ricordate che è fattibile mangiare bene e mangiare con consapevolezza e anche trovare la linea divertendovi, è vero? Assolutamente sì, ci vediamo <ride> presto qui su My Directory.